Ora al consigliere Gianni Girelli il compito delicatissimo di tirare un po' le fila di questa giornata e fare le conclusioni. Sì, ecco, premettendo che ovviamente non finiremo alle due, perché questo è abbastanza ovvio, che in 10 minuti penso che possiamo anche concludere i nostri lavori. Comincerei ringraziando il Ministro per un aspetto che non è consueto nel modo di far politica, soprattutto a livello di ministri nel nostro Paese. Di essersi fermato ad ascoltare prima di parlare, e credo che ci sia bisogno di tornare proprio a questo approccio politico dell'ascolto, oltre che del dare indicazioni, proporre delle idee e dare anche un po' una linea nella responsabilità appunto che aspetta un livello di ministro. Non è la prima occasione che mi capita di sentirla, e in entrambi i casi ho visto questo metodo che ritengo vada sottolineato come aspetto particolarmente positivo, soprattutto quando si affronta un tema tanto delicato come quello di questa mattina, che mette a dura prova, se volete, anche la politica, in questo caso i consiglieri, i proponenti del consiglio del gruppo del Partito Democratico, siamo appunto al Forum Salute di Milano. Perché quando si è pensato di andare a toccare e sviluppare questo tema, lo si è fatto nella consapevolezza che ve ne fosse estremamente bisogno. Guardate bene, non eravamo ancora nel clima politico di questi giorni, eravamo in tempi non sospetti, ma avevamo ravvisato fin da subito una lacuna, se volete, nella politica regionale, e abbiamo pensato di sopperire a una manchevolezza da parte di chi aveva la responsabilità di governo, proponendo noi un momento di confronto. A onor del vero l'avevamo pensato coinvolgendo in maniera diretta anche chi ha responsabilità di governo. Ovviamente gli eventi ci hanno portato a rivedere un po' la scaletta, anche per rispetto di chi è impegnato in altre vicende ovviamente in questo momento. Certo, lo dico subito da non milanese in tutti i sensi, ma da bresciano, che se volete il sottotitolo, il ruolo degli ex nell'area metropolitana milanese rischia di essere estremamente riduttivo, anzi forse si è voluto richiamare perché è su Milano che stiamo parlando in termini proprio di territorio, ma non certo in termini di ruolo, perché parlare di queste realtà significa non solo superare il livello di città, intesa anche in senso di città metropolitana, ma addirittura di regione, di nazione. Ma se voglio rimanere in Lombardia, anche per chi viene come me da una delle valli bresciane, sa benissimo che attorno a questi punti di massima, il termine eccellenza lo uso sempre con una certa difficoltà, però non me ne viene un altro in questo momento, che molto si ha a che vedere in termini di speranza e di aspettativa, di drammi che colpiscono le famiglie ovunque esse risiedano. E c'è perfettamente la consapevolezza che la risposta non può essere ovunque, anzi deve essere concentrata in luoghi di massima professionalità e qualità. Ed ecco che allora vi dico fin da subito che il tema della localizzazione è un tema che mi appassiona poco, nel senso che credo che come gruppo consigliare fin da subito abbiamo detto si faccia una scelta intelligente che sta assieme, anche oggi sono emerse alcune indicazioni non banali, anzi importantissime, ma non può diventare la scusa per la politica per non decidere o perdere tempo attorno a queste questioni. Siccome le ipotesi in campo non sono infinite, ma sono alcune, io penso che anche l'input, la spinta che come gruppo abbiamo deciso di dare è proprio in questo senso. Non può diventare un alibi, anche perché si tratta molto semplicemente delle premesse di un'azione politica che va costruita attorno a queste cose. Ed allora io credo che come partito ci troviamo in questo momento quasi ad affrontare questo tema dando alcune indicazioni anche di natura così programmatica per le future elezioni. Lo farò con molta prudenza, senza coinvolgere assolutamente la presenza del Ministro in cose che il massimo rispetto del ruolo istituzionale ci mancherebbe altro, però di fatto è attorno a questo che chiediamo si possa aprire il confronto. Chiederemo anche a tutti quelli che parteciperanno alle competizioni elettorali di dire cose diverse, perché di una cosa io credo siamo convinti, che qualcosa va cambiato attorno a questo, anche a questo tema. Non va stravolto nulla, ma va messo a posto qualcosa. Questo io credo che
che sia nella consapevolezza di ciascuno di noi. Così, ascoltando gli interventi questa mattina, mi venivano così da richiamare alcune, se volete, parole chiave sulle quali poter costruire una qualche considerazione, partendo dal punto della potenzialità e della professionalità, che proprio ora il Ministro ci ricordava in maniera molto puntuale e precisa. Stiamo parlando di un livello altissimo, stiamo parlando di un settore che nel corso degli anni ha dimostrato di essere particolarmente all'altezza, nonostante si sia trovato ad operare non sempre in maniera ottimale, o meglio, abbia dovuto incontrare delle notevoli difficoltà. In termini di risorse, la vogliamo dire così? Ma sicuramente sì, perché quando si discute sull'adeguatezza delle sedi significa che non si è investito in sedi adeguate che possono dare le condizioni per poter lavorare meglio. Probabilmente anche in termini di messa in rete, di sinergia, di ottimizzazione dei rapporti, che significa da un lato sicuramente fare economia di sistema, ma ancora di più probabilmente ottimizzare le potenzialità di cui ciascuno è portatore. Certo, non si tratta, secondo me, di voler fare la classifica di chi è più importante, chi è meno importante, chi ha prodotto di più, chi ha prodotto di meno, quello siete voi che lo insegnate a me. Si tratta di capire come meglio fare. Io credo che la vicenda della città della salute sia un'indicazione molto anche puntuale e precisa su quale può essere un percorso anche ben definito. Così come si tratta anche di rimettere un po' a posto il rapporto, se volete, tra pubblico e privato, perché credo che sia nella cultura politica di ciascuno il riconoscere il ruolo del privato nel nostro sistema sanitario. Se poi si parla di ricerca, cosa vuol dire? Che l'intelligenza, la conoscenza è un fatto privato di per sé, mi verrebbe da dire. Ma il renderlo pubblico, il chiamarlo sistema, significa avere una regia, significa fare in modo che tutti si concorra al medesimo obiettivo, e significa a questo punto avere anche una responsabilità di guida politica. In questo senso il primariato del pubblico è esercitato, e su questo noi ci troveremo a doverci confrontare non solo nel settore della ricerca, anzi probabilmente ancora di più nel sistema sanitario regionale. Voglio dire, perché a volte sembra quasi che una cultura di centro-sinistra abbia una difficoltà a vedere il privato rapportarsi con il privato. Noi credo che il rispetto del privato sia proprio nel chiamarlo a fare fino in fondo la responsabilità pubblica che anche questo tipo di impegno privato ha. Se c'è bisogno di una cosa nel nostro paese è riscoprire proprio questo senso di appartenenza e di dovere, indipendentemente dallo status che si va a ricoprire. Il tema delle professionalità, che siamo un paese che ha bisogno di investire su questo, lo sappiamo da tanto tempo. Ci veniva ricordato anche poc'anzi, Ministro, mi verrebbe da dire che anche la sua collega Fornero ci ha dato un po' una mano ad alzare il livello in cui si smette di essere giovani, ma questo non voglio banalizzare un ragionamento complicato come quello appunto delle pensioni, che però che sia un paese che ha difficoltà a riconoscere il merito, a mettere in condizioni chi ci crede di esprimersi, lo sappiamo, bisogna lavorarci tutti insieme, partendo dal livello chiaramente nazionale fino ad arrivare a livello regionale e, perché no, guardare con maggior capacità e attenzione anche le forme di finanziamento e coinvolgimento europei. Paghiamo una difficoltà, un eccesso di complessità nell'affrontare questi temi. Il tema delle professionalità è molto legato a questi aspetti, andando da quelle di maggior responsabilità, ma via via cogliendo tutti gli aspetti, tutta la catena. Molto ci sarà da ragionarci sulla riscoperta, sulla rivalorizzazione e anche sulla, se volete, ricreare un senso di entusiasmo, energia e voglia attorno al personale che si occupa in settori tanto delicati e importanti. Il tema dell'organizzazione veniva anche giustamente toccato. Qual è il futuro, qual è il ruolo vogliamo dare all'organizzazione dello Stato, in particolare alle regioni? Perché io non vorrei che dopo anni dove abbiamo sentito molte volte predicare o federalismo o morte, noi adesso ci ritrovassimo a dire morte al regionalismo. Certo, molto c'è da riflettere quando si vogliono esasperare senza contenuti, senza indicazioni, senza valori, mi verrebbe da dire, alcuni temi. Però la questione rimane.
come valorizzare un sistema che molto ha dato, quello appunto del sistema regionale, ma come deve essere messo in rete, se volete, in un complesso nazionale. Una razionalizzazione, una maggiore omogeneizzazione, non lo so come possiamo capirlo, però qui la scommessa, laddove non possiamo più permetterci di un paese diviso in più parti, perché i cittadini sono tutti uguali, hanno gli stessi diritti, devono avere le stesse opportunità, e laddove responsabilità, questo sì forse, come realtà lombarda, di essere locomotiva e non semplicemente termine di confronto rispetto alle altre, regioni di questo paese. Una responsabilità che ci dobbiamo sentire addosso, vivere fino in fondo, rivendicare quindi un ruolo del regionalismo che certo deve evitare alcuni episodi, fatti che purtroppo ci hanno caratterizzato, ma che ripeto non è certo oggi il giorno in cui dobbiamo parlarne. Certo, c'è il tema delle risorse. E da questo punto di vista sono convintissimo che quando le risorse sono meno bisogna mettercela tutta per capire dove vanno investite. Per quanto riguarda la spesa sanitaria della nostra regione, più volte come gruppo abbiamo messo in evidenza il fatto che a nostro giudizio una maggior razionalizzazione delle spese poteva essere fatta. Anche qualche risparmio poteva essere intravisto. Abbiamo avuto poi modo di scoprire tutti assieme che effettivamente non ci si sbagliava, perché qualcosa di anomalo era avvenuto, ma andando a vedere bene ancora di più si può andare a fare. Di una cosa siamo certi, che investire in sanità innanzitutto non significa spendere, come molte volte così viene banalmente descritto, significa investire in tutti i sensi, anche in PIL mi verrebbe da dire, perché anche quella è produzione di conoscenza che poi ha una ricaduta positiva sul sistema paese e potremmo andare in là nell'approfondire il tema. Ma soprattutto è dare una delle risposte più importanti che la politica deve dare ai cittadini. Che oltretutto, lo ricordo, siccome dobbiamo sempre ricordarlo tutti con grande importanza, uno dei principi che sono previsti dalla nostra Costituzione. Perché il diritto alla salute è uno dei doveri che un governo, sia nazionale che regionale, ha nei confronti dei cittadini. Non è un'opzione, è uno dei principi fondamentali che ci siamo dati, molto legati alla centralità della persona nell'azione del nostro agire, molto legati al fatto che non vogliamo in nessun modo creare una disparità tra cittadini. E guardate, anche su questo, molte volte, il ritorno dell'idea del diritto alla salute, noi dovremmo riflettere e anche capire dove andare a indirizzare le risorse. Perché investire in salute e farlo in modo che un cittadino non sia discriminato in base al reddito, in base al territorio dove si trova a vivere, è un fatto di fondamentale importanza che ha molto a che fare con la democrazia e con la libertà, ma come cultura generale di tutto il nostro paese. E quindi da questo punto di vista questo legame, questo titolo, anche se volete anche molto così molto moderno, uso questo termine, quando la cura incontra la ricerca, è proprio la chiave di lettura in questo senso. Laddove di fronte a una scienza che, badate bene, potenzialmente forse ci consegna a volte la riflessione su dove bisogna fermarsi, fin dove possiamo permetterci di invadere le questioni della vita, ma su questo la politica e i cittadini si troveranno in un futuro non troppo lontano a doversi interrogare con grande forza. Noi non possiamo certo permetterci di non andare fino in fondo nell'investire in quello che può consegnare speranze di vita a delle persone. Perché non ha senso parlare di altro se non si ha forte anche questa consapevolezza e questa necessità. E da questo punto di vista io credo che tutte le potenzialità che anche il nostro territorio, la nostra regione può esprimere, ha saputo esprimere, debbano essere messe in circolo, debbano essere valorizzate. Se volete, la politica deve trovare il modo di liberarle fino in fondo. Ed è soprattutto su questa scommessa, sulla capacità di coinvolgimento, di far percepire, secondo me, anche questo come messaggio molto forte, che ci giocheremo la credibilità e, se volete, anche il recupero del ruolo della politica, che non è il luogo della gestione, anzi
poco intromissione nella gestione effettiva in sanità, ma in luogo della programmazione delle priorità, dove si dice ai cittadini qual è l'obiettivo che vogliamo darci. Per quanto riguarda appunto la sanità, l'obiettivo è di usare le conoscenze fin dove è possibile, fino in fondo, e mettere a disposizione le stesse di tutti i cittadini.